Salve a tutti, bentornati nel mio canale Mitormesi, Mitormine, Mitofagia, termini che forse ancora non siamo abituati a considerare del tutto. L'ormesi è una risposta biologica, adattativa del nostro organismo dopo l'esposizione di stress essenzialmente acuti. È una forma di adattamento che ha portato poi la nostra specie a sopravvivere in tutti questi migliaia, centinaia di migliaia di anni, che ha permesso quindi chiaramente di adattare il nostro sistema chiaramente agli insulti esterni fin quando si può. Il tutto chiaramente è finalizzato a quello che poi un atteggiamento di anti-aging che sta portando avanti la ricerca e la scienza negli ultimi tempi. Mitormesi, quindi questa risposta adattativa del mitocondrio, la cellula al primo posto di quelle che sono le cellule del nostro organismo, è il nostro fornitore di energia che ci accompagna dagli inizi della vita, nelle prime cellule, insomma, si è insediato in una cellula eucariota, ed è un po' una simbiosi che si è portata avanti. Questo organismo utilizza chiaramente la permanenza del nostro organismo, ma fornisce attraverso la tua attività tanti aspetti, tra cui chiaramente l'energia, con il supporto del NAD e di altre molecole di cui parleremo eventualmente successivamente. Chiaramente questi argomenti sono essenzialmente competenze dei biologi e applicati poi in alcune scienze come anche la nutrizione essenzialmente. Mitormesi quindi è una risposta adattativa del mitocondrio a degli insulti che possono essere metabolici, ad esempio una prima così chiamata mitormina e ad esempio la restrizione calorica. La restrizione calorica fa sì che il nostro sistema si riadatti alla situazione, vi è un'attivazione delle situine, delle MPK, molecole che sono in grado di rallentare alcuni processi di invecchiamento perché, come posso dire, deve alle attenzioni dell'organismo al recupero di alcuni aspetti che gli insulti esterni stanno creando, per cui c'è proprio uno spostamento del signaling e ci sono molecole naturali, ed è questa poi la finalità, delle caloric restriction simulation, delle molecole naturali che possono simulare nel nostro organismo quello che è lo stimolo mitormetico. Ad esempio in natura i flavonoidi, gli isoflavoni, sono più di 40.000, se ne conoscono qualche migliaia, sono in grado alcuni di indurre questa risposta mitormetica. Ad esempio, tra tutti, chiaramente in maniera così molto superficiale, non scientifica, ricordiamo il resveratrolo. Resveratrolo, tutti diremo, ah sì, è contenuto nel vino. Ecco, per ottenere i 100 mg utili di resveratrolo, per avere questo stimolo mitormetico, dovremmo bere circa 50 litri di vino al giorno. Allora, ci sono chiaramente degli estratti di resveratrolo, è presente in alcune radici asiatiche in maniera più consistente, però l'integrazione di resveratrolo, che dovrebbe attestarsi intorno ai 500 mg giornalieri, può avere sicuramente un'azione mitormetica, attivare quindi questa risposta mitocondriale, che poi essenzialmente cos'è? Attiva la mitofagia, cioè comunque la recupero di, scusate esempio, pezzi di mitocondri ormai non più funzionanti e che andrebbero quindi riciclati, permette quindi il riciclo di materiale inutile nel nostro organismo e nello stesso tempo la biosintesi di nuovi mitocondri, la mitocondriogenesi. Allora ecco che esiste un mondo dedicato a questi argomenti che è utile anche così conoscere, approfondire, mondi complessi, perché queste mie sono parole semplici, ma se andiamo ad approfondire si aprono dei sistemi di una difficoltà estrema dove lavorano notte e giorno ricercatori di altissima qualità, quindi non possiamo semplificare tutto e pensare che dicendo la parola mitormesi, MPK, AMP chinasi siamo esperti nell'argomento. Questo lo dico riguardo anche ai medici che possono parlarne, devono parlarne, però rispettando la preparazione poi del ricercatore che
quotidianamente dedica la sua vita a questi aspetti complicatissimi. Noi dobbiamo sapere, giusto così, la parte finale, quella poi pratica. Possiamo sapere che l'utilizzo di una flavonoide, di un isoflavone, del resveratrolo potrebbe avere un'azione anti-aging perché attiva le sirtuine, la AMP chinasi, che a loro volta rientrano in quello che è la risposta mitormetica del nostro corpo e dei mitocondri. Un messaggio non pubblicitario, ma è un caro amico, ho scoperto ormai da tempo sul canale YouTube il Movimento Estensione Vita, un titolo che mi aveva un po' incuriosito, non sapevo se avesse un carattere di tipo complottista o religioso, invece è un ottimissimo, un bellissimo canale dove si parla di anti-aging, dove il presidente Fulvio Dominici, una persona preparatissima, un ingegnere, uno dei primissimi, così, diciamo così, ideatori anche di sistemi, di videogame e di quant'altro, quindi già da piccolo, una persona intelligentissima che ha portato avanti il suo lavoro e che ha dedicato per necessità gli ultimi anni della sua vita anche alla ricerca dedicata all'anti-aging, ma non sostituendosi, perché è anche biologo, sostituendosi quindi però alla ricerca, cercando di creare intelligenze artificiali in grado di codificare la necessità della persona e proporre il giusto mix di nutraceutici e integratori di qualità dedicati all'approccio anti-aging, quindi all'anti-invecchiamento. E un qualcosa in divenire, in fieri, chiaramente richiede tempo e anni per una elaborazione finale, però dimostra quanto vi sia questa attenzione dall'anti-aging che deriva molte informazioni, non nascondiamo, dagli States, dal mondo americano, dove c'è sicuramente un approccio molto più all'avanguardia rispetto a noi, però ecco, è utile e anche seguire persone che si occupano in maniera intelligente e produttiva di questo argomento. Ne approfitto, quindi saluto il dottor Fulvio Dominici, saluto tutti voi, vi ringrazio e ci vediamo in prossimi video per approfondire questi argomenti. Thank you.